Melania, dall'alto della tua esperienza, questa panchina di Treviso ti porta a guidare una squadra giovane e quindi la tua esperienza porta questa squadra a crescere. Ma nel calcio femminile, viste le molte maglie azzurre e tutte le tue esperienze, è poi così difficile emergere, giocare e divertirsi? Allora, diciamo che non è difficile quando, c'è la passione dietro, c'è la passione, il divertimento e divertirsi in quello che si fa è la cosa migliore. Quindi tutti questi anni della mia carriera ho vissuto tante cose belle, tante emozioni positive, anche cose negative, complicate, ma tutto questo è un bagaglio che fortifica l'atleta, quindi nel bene e nel male c'è una formazione totale, quindi questa è la cosa importante. E sono stati anni intensi, anni importanti, e quello che cerco è quello di trasmettere ora alle ragazzine e ai ragazzi che alleno un po' della mia esperienza. E che credo che sia forse un filo più importante di tutto quello che possiamo trovare nei libri. Per quel che concerne il tuo fare sport da donna, hai iniziato con delle remore, hai avuto qualche difficoltà a inserirti, hai tirato fuori la grinta. Quali sono stati i momenti più belli di questa tua escalation e comunque del vivere lo sport appieno? Allora, fortunatamente non ho avuto problemi sin da piccola. Io ho iniziato a giocare in una squadra di maschi, quindi erano tutti i miei compagni di scuola. Fortunatamente non ho avuto nessun tipo di problema, a differenza di tante altre mie compagne che in passato l'hanno avuto. Ho avuto anche una famiglia alle spalle che è stata molto importante, sia perché insomma potevano consigliarmi il meglio, sia perché mi hanno anche sempre lasciata libera di fare le mie scelte. Quello che posso dire è che questo sport, come altri sport sicuramente, porta un'esperienza positiva nel formare una persona umanamente. Perché oltre al campo, oltre al gioco, c'è lo spogliatoio e c'è la vita quotidiana di tutti i giorni. Quindi a 360 gradi lo sport fa sì che una persona si formi al meglio. Bisogna fare conti anche con la forma fisica e con la salute. Ecco, hai qualche consiglio, qualche segreto per dire che sei arrivata integra a fare una carriera lunga e longeva e positiva? Ma non c'è un segreto, l'importante è avere la consapevolezza, la coscienza di quello che si fa. Sicuramente l'infortunio fa parte della carriera calcistica, come in altri sport. È importante, chiaramente, dopo un infortunio, magari anche grave, avere la testa, la mentalità di poterlo affrontare nel migliore dei modi. Io non credo ci sia un segreto, l'unico segreto sta nella testa, ecco, nel divertirsi, di mettere passione in tutto quello che ti può succedere, soprattutto le cose negative, situazioni magari complicate, riuscire ad affrontarle nel modo giusto. Scenario del calcio femminile italiano sta cambiando velocemente e ci sono state delle svolte importanti, ma magari quando tu sei partita non era così la situazione. Sì, diciamo che era decisamente diversa. Ecco, eravamo parecchio indietro rispetto a quello che è il calcio femminile di oggi. Fortunatamente, come tutte le cose, si cresce, si evolve e lo stanno facendo nella maniera positiva. È chiaro che la strada è ancora lunga, bisogna fare piccoli passi, ma
Credo che sia dal punto di vista delle atlete, sia dal punto di vista dello staff e dei lavori che oggi si fanno, che allora non c'erano, questo può permettere a un atleta di rendere al 100%.